sempre dal meeting delle etichette indipendenti. Mi sono mangiato qualche sillaba. E qui con Radio Sykes, chi ci abbiamo? Io sono Nicola, in arte. Ti piace questa presentazione? Volpe. Fai tutto tu. Sì, faccio io. Vai Nico, vai tu. Sai, in arte? In arte Volpe. Ok. E sto per rilasciare un disco che uscirà, a questo punto posso tra l'altro dirlo, è la prima volta che lo dico in pubblico, il 20 ottobre, quindi sì. Quando scusa, il 20 ottobre? 20 ottobre. Perfetto. È un disco che ha avuto una gestazione molto lunga, sia per dei cambiamenti nella formazione, tipo? che abbiamo perso i batteristi, abbiamo perso i bassisti, ma non li abbiamo reintegrati, abbiamo deciso di provare sì. senza, quindi... Hai perso un pneumatico, ne hai perso un altro e continuando ad andare avanti. Esatto, abbiamo proseguito in moto, diciamo. Esatto. Abbiamo scelto una produzione più elettronica del suono sì. e dopo una gestazione abbastanza lunga perché è un disco interamente prodotto in casa, sì. solamente le voci e il missaggio hanno visto uno studio professionale o comunque sia dei professionisti che hanno lavorato su questo lavoro okay. e su questo disco e quindi ci sentivamo anche di non lavorarlo ulteriormente, sì. aveva già avuto comunque un anno e mezzo di lavoro, sì. volevamo che fosse quasi un'istantanea di quello Aspetta, che siamo. Mi piace questa impressione di campo ogni tanto. È bello quando poi si fermano anche, intanto si guardano, è bellissimo. No, scusami. Comunque il bello della diretta sì, questo, sì, assolutamente. Qui siamo aperti a tutti. E no, mi stavi raccontando, scusami, che comunque dietro c'è anche un lavoro di un certo tipo. Esattamente, perché ci siamo comunque ritrovati a decidere come suonare, dove suonare e soprattutto come farlo, perché abbiamo dovuto capire quale strumentazione usare e il prodotto finale ci è piaciuto. Non ci siamo, appunto, come ho detto, sentiti in dovere di ripassare esatto. ulteriormente queste cose in uno studio professionale o in una maniera comunque che... A parer mio magari sarebbe risultata anche meno genuina. Ok. Quindi vogliamo essere indipendenti, cerchiamo di farlo fino in fondo Bravo. E poi magari i prossimi progetti avranno una concezione magari diversa. Vediamo questo cosa... Esatto. Quanti anni hai se posso... 26. 26, la band più o meno quanti siete? Adesso quanti siete rimasti? Siamo rimasti in tre, okay. la formazione vede un chitarrista acustico e voce che sarei io. Sì. E in più mi faccio accompagnare da Lorenzo Bertoni, sì. grande, un buonissimo chitarrista, nonché un buonissimo tastierista ed arrangiatore, sì. E un terzo elemento che non sarebbe propriamente un musicista, quanto più un designer del suono, okay. un producer digitale, Bello. Però è quello che ha permesso alla fine dei giochi di mantenere questo disco in piedi e di riuscire a portarlo in una strada che non era completamente la nostra, perché Volpe parte come un progetto singolo, un progetto appunto Volpe sì, sono io. Volpe, no, infatti stavo pensando questo, magari si usa più un plurale quando si fa una No. E Volpe perché, se posso capire un po' la tua storia? Volpe perché sono sempre stato affascinato dall'arte, dalla recitazione sì. e il primo ruolo che ho interpretato a 6 anni era proprio quello della Volpe nel Gatto da Volpe. Questo perché ci stavo pensando, penso che sia una cosa abbastanza comune pensarci comunque. Esatto, sì, no, non... Me lo chiedono spesso e quindi ho detto, ma invece che fallire come musicista, qualora dovessi fallire, farò un attore che da esatto. tempo in memoria fa tanto d'attore, tanto che bravo da fare anche il musicista fallito. Però è bella questa cosa. L'idea l'ultima era venuta poi dal film esatto, Inside Llewyn Davis, quello dei fratelli Coen. Esatto, quindi... bravo, anche conoscenza. Ma... Cioè. Accidino, quanti ne sai? Senti, ma dimmi una cosa, cioè raccontando un po' di storia, un po' di... Come nascete, come state, in che direzione state andando, ormai il 20 ottobre è la data prossima. Ti chiedo solo questo, altre invasioni di campo, e ti chiedo, piace sempre. E se io dovessi cercarvi sui social, perché dico social per far prima, chiaramente certo. senza dire sito web, cosa che già, no? E dove, cosa devo digitare? Allora, per Instagram abbiamo Volpe_music, sì. Stessa cosa se uno volesse ricercare tramite URL su Facebook, o altrimenti anche semplicemente come Volpe. Sì. E dovremmo essere facilmente contattabili. Non c'è ancora materiale, perché comunque rilasceremo interamente il disco il 20 ottobre e a questo probabilmente seguiranno alcuni progetti che abbiamo curato per alcuni bandi, per alcuni concorsi sì. che abbiamo comunque deciso di rilasciare in maniera sequenziale dopo il disco, quindi non faremo un singolo, avremo il disco completo Beh. E a fianco del disco mostreremo quelli che poi secondo me stanno anche presentando un po' il modo in cui speriamo di evolvere ulteriormente il sound, perché comunque spero che questo viaggio musicale sia anche un'occasione di crescita. Ah, bella questa cosa, mi vedo che comunque grazie tu, te, ma non solo te, comunque avete le idee chiare e mi piace questo, nel senso che poi chiaramente uno si lascerà immagino trascinare dalla corrente, come
perché assolutamente bisogna sempre essere pronti al cambiamento, a cogliere le opportunità, però avere già le idee chiare, sapere dove si intende andare non è male, cioè è già un buon inizio secondo me. Poi dico inizio, in realtà ho smeggiato un po' che sono assolutamente inizio, nel senso, questo album è un'evoluzione continua, però ci piaceva comunque, anzi, cercare poi una svolta ad ogni comunque sia canzone, ma soprattutto anche ad ogni disco, sì. E non è un caso che poi durante la fine dei lavori di questo, sì, disco ne sia paradossalmente venuto fuori un altro che ha un sound forse diverso, e probabilmente quella era la risposta alla necessità che sentivamo. Ok, è un anno e mezzo che lavoriamo su questa cosa, prendiamoci questo piccolo periodo di tempo prima che esca il disco e vediamo se possiamo fare anche altro. Grazie. Che altro dire, Volpi? Io ti ringrazio. Grazie a voi, grazie a Radio Science. Avevi anche questo uomo fuori campo che gira, non so chi sia, lui è qua, sento solo di gran cic che arrivano. Va bene, io Volpi ti ringrazio, grazie veramente di tutto, come dico sempre alla fine di ogni puntata. Nei prossimi giorni, questa è in diretta, ma nei prossimi giorni ci sarà anche possibile vederti, perché me non frega niente a nessuno, vederti anche su Facebook, quindi sulla pagina Facebook, eccetera, eccetera. E vi troveremo, vi taggeremo, come si dice. Ben voluto. Benissimo. Tanto facciamo la solita foto di rito, come ormai già ben sai.